Dottoressa Caredda, responsabile del centro donna del binario di Cagliari. Dagli inizi in Viale Trento al centro dell'ospedale Binaghi, tanti anni al servizio della donna con una parola d'ordine, la prevenzione. Sì, adesso ci chiamiamo Centro Donna, siamo qui col centro di riferimento per l'azienda 8 per la prevenzione dei tumori femminili. Diciamo, per me è un grande pregio e privilegio esserlo qui da come ci siamo trasferiti nel 2009. Sono stata io la responsabile. Diciamo che fare la prevenzione è qualcosa che noi abbiamo ormai dentro nell'anima, perché siamo nate così. Io e parte delle mie colleghe ginecologhe abbiamo proprio sempre lavorato nella prevenzione dei tumori femminili. Il centro donna, nel passaggio dal centro di prevenzione di Viale Trento, ha un po' cambiato in parte la sua tipologia, cioè ci siamo un po' allargati, perché abbiamo anche altre diciamo specialità in un certo senso, cioè prima il nostro input era proprio quello solo della prevenzione oncologica, adesso seguiamo la donna nell'età fertile, nella menopausa, quindi problematiche varie, non seguiamo dal punto di vista dell'ostetricia. Noi come siamo fatti? Vediamo un po'. Giornalmente nel nostro centro pervengono circa 250 donne che vengono visitate, l'appuntamento viene preso quasi sempre con il CUP, oppure una parte invece, noi collaboriamo insieme ai consultori, insieme al servizio promozione della salute della Sala 8, allo screening della cervice uterina. E questo veramente è un grande, è molto importante. Possiamo dire che con orgoglio che noi nel 2004 siamo stati quelli che abbiamo proprio iniziato questo tipo di screening. Poi lo screening prima era aziendale, adesso è regionale e quindi interessa tutta la regione della Sardegna. E quindi questo per noi tra l'altro è un grande successo, perché non era giusto che solo le donne dell'ASL di Cagliari, della provincia di Cagliari, avessero questo privilegio, e invece adesso è estesa a tutta la Sardegna. Quindi questa è una grande, è veramente una grande conquista. E quindi stiamo dicendo, ci sono 10 ambulatori che giornalmente sono aperti dove si eseguono le visite, sia le visite di prevenzione dello screening, sia le visite, quindi quelle sono le donne che ricevono la lettera per poter fare gli esami, invece quelle che vogliono scegliere di fare gli esami quando loro vogliono, quindi devono chiamare il CUP e quindi prendere l'appuntamento tramite il CUP. Che tipo di specialità seguite in questo centro? Come abbiamo detto, prevenzione della sfera genitale femminile, quindi ci sono ginecologi, quindi siamo 5 ginecologi, poi c'è un senologo, prima erano 3, ma nel tempo li abbiamo persi, quindi c'è un senologo che fa le visite senologiche, e poi c'è la parte invece specialistica della mammella, che si trova nel centro donna, però dipende dalla radiologia del Binaghi, e lì ci sono 2 radiologhe che fanno sia le mammografie che l'ecografia mammaria. Poi abbiamo il laboratorio, una grossa parte importante di questo centro è che gli esami che vengono fatti sia da noi sia dai consultori sia anche dai collaboratori vengono letti, i pap test vengono letti nel laboratorio, nel nostro laboratorio, che è un laboratorio di eccellenza accreditato di citologia. Dal 2010 abbiamo iniziato anche l'attività per la ricerca del papillomavirus ad alto rischio, questo virus che ormai tutti conosciamo, ed è il nostro laboratorio l'unico accreditato e l'unico che funziona pubblicamente nella nostra ASL. Questo è il retto, okay. Questo è l'utero e questa è la vescica. Allora, noi parliamo di alterazioni che riguardano questa parte qui, quindi la parte dell'utero che sporge in vagina, che si chiama collo dell'utero. Quindi noi tutti i prelievi li abbiamo eseguiti esclusivamente su quest'area, che è accessibile attraverso la vagina. Okay. Per cui cosa faremo? L'intervento al quale ti dovrei sottoporre comporta l'asportazione di un cono di tessuto da quest'area. Quindi l'accesso si passa quindi per via vaginale, esattamente si fa e si presi, diciamo, esegue l'intervento utilizzando degli speculum, esattamente come quando noi abbiamo eseguito pap test, colposcopia e biopsia a polso. Thank you.
Allora, dottoressa Caredda, qual è l'importanza dello screening e che cosa si può consigliare alle donne per fare questo screening? Certo, due parole. L'efficacia dello screening è quella di ritrovare le lesioni pretumorali che, grazie al pap test e gli esami diagnostici di approfondimento che eventualmente sono necessari, si fanno, le lesioni pretumorali. Questo tumore è, diciamo, un tumore di cui si conosce la storia naturale. Noi sappiamo come può evolvere da un collo dell'utero normale, dopo un'infezione da papillomavirus, ci possono essere delle alterazioni cellulari, delle lesioni che possono andare via spontaneamente nel tempo, oppure possono rimanere. Se rimangono e persistere, possono alterarsi e dare delle lesioni gravi. Queste lesioni noi cerchiamo con lo screening e queste lesioni noi, grazie allo screening, possiamo trattarle ed eliminarle, quindi diminuiamo il rischio di tumore. Ricordiamoci che in Italia, dove i programmi di screening funzionano abbastanza bene, ci sono ancora circa 1500 morti di donne per tumore e vengono riscontrati circa 3500 casi all'anno. Quindi quello che voglio dire alle donne: abbiamo quest'arma che è lo screening, abbiamo l'arma che è il pap test, questa lettera benedetta che viene, ecco, cerchiamo di aderire. L'adesione nostra è buona, però potremmo migliorare, quindi costa niente. Se non va bene l'appuntamento, chiamate il centro screening, può essere spostato, e quindi ecco, noi siamo a vostra disposizione, però venite e fatelo. Abbiamo una buona adesione, quindi ringrazio anche le donne che aderiscono sicuramente, però a chi ancora non ha aderito oppure lo fa, oppure che lo faccia al suo proprio ginecologo, però fatelo perché la prevenzione è importante, veramente importante. E ricordiamo che è tutto gratuito. E ricordiamo poi che è tutto gratuito, cioè è un servizio pubblico, ci sono dei soldi che il Ministero stanzia dalle regioni, la regione dall'ASL, e noi ecco che li utilizziamo per voi. Quindi quei casi che troviamo ancora di tumore, nel 2012 abbiamo trovato 6 donne con tumore del collo dell'utero, quelli sono degli insuccessi. E abbiamo visto che la maggior parte delle donne, la metà, il 50%, non avevano mai fatto il pap test, l'altro 50% più di 5 anni. Quindi se diciamo che col pap test si fa ogni 3 anni, il rischio di tumore grave, cioè il tumore invasivo, è veramente minimo. Quindi per piacere venite, aderite, trovate tutti gli ambienti, sia del centro donne, i consultori, i vari centri che eseguono il pap test sono a vostra disposizione.